Protezione civile regionale in trincea a difesa del regolamento del 2013 che detta le norme per la fruizione delle quote sommitali dell'Etna. In estrema sintesi è questo l'esito del debutto del tavolo tecnico convocato dal presidente del Parco dell'Etna Marisa Mazzaglia per iniziare il percorso che dovrà giungere alla modifica del regolamento e riscrivere le norme verso una nuova fruizione aperta al libero escursionismo, ma consapevole dei rischi di un vulcano attivo e informata sull'attività vulcanica in corso. Presenti i soggetti interessati, il Comitato Etna Libera, che ha promosso una petizione per la vetta senza divieti, i sindaci etnei, le guide alpine, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia con il presidente Stefano Gresta, la Regione Siciliana con Giuseppe Caudo, componente dello staff del presidente della Regione, la Protezione Civile con il dirigente generale del Dipartimento Calogero Foti, e il responsabile del servizio rischio vulcanico etneo Nicola Leruzzo. Abbastanza condivisa da appassionati, parco, operatori e comunità locali, l'esigenza di superare l'attuale normativa che impone le escursioni con le guide, anche se poi la vetta resta inaccessibile anche a loro, per il mantenimento di un regime di allerta anche quando il vulcano non è in attività. Chiusura netta invece da parte del dirigente del Dipartimento di Protezione Civile Foti, che si è dichiarato favorevole allo spostamento delle competenze da Roma a Palermo e a una più attenta applicazione dell'attuale regolamento. Alla fine duro scontro fra lo stesso Foti e il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, sulla struttura di protezione civile di Nicolosi, completa ma non ancora aperta. A cosa si attende dal tavolo tecnico il Comitato Etna Libera? Il portavoce Giuseppe Riggio. Rivendichiamo la libertà dei cittadini di poter salire su questo vulcano come si fa su tutte le altre montagne italiane. Quindi questo è il nostro contributo su una base di semplicità. Noi chiediamo essenzialmente che la Protezione Civile faccia il suo lavoro di sorveglianza, di controllo, ma lo faccia senza porre divieti che appunto non hanno ragion d'essere se non in una forse, una eccezionalità, una straordinarietà, ma che nell'ordinarietà sono assolutamente incomprensibili.